Eccoci in diretta, 17 in punto di venerdì 24 aprile. Ed ecco subito Antonio Mancinelli. Paola, ciao Paola. Antonio, sì, aspettiamo. Ecco qui Simone. Iniziamo. Isabella, che bello, sei diventata una sostenitrice. Eccoci. Angelo, buonasera. Simone, un'altra settimana è andata. Anche questa, Ah, ma ci vuole domani. più, eh. Insomma, Senti. devo dire che alti e bassi. Dopo ieri sento particolarmente carico, non Che è lo successo? so. No, niente, vabbè, Antonio, cioè, è stato un vulcano, un'eruzione Bello, vulcanica. Me lo eh? sono rivisto 3 volte. Bellissimo. Sì. Potevamo stare a parlare. Lo sai che a un certo punto stavo pensando di spegnere e riaccendere e farci un'altra oretta. Un'altra ora, sì, potrebbe essere Poteva parlare per una ora. Cioè, soluzione. che mi ero segnato e non ho fatto in tempo a parlare. Cioè, non Però in ce quel l'ho caso proprio. avremmo perso, diciamo, la prima parte della Non diretta, poteva. purtroppo. Allora, finisce la settimana, una settimana che mi è sembrata molto piena. Viene molto interessante, Sì, prima finirà Baldi da ancora più Bangkok, interessante. sembra piena, cioè Baldi da Bangkok, Corrivetti e tutto il discorso sull'editoria, Turetta e fotografia e cinema, E cinema, Marra. moda, arte, teatro, beh, chi più ne ha più ne Ed metta. oggi abbiamo Antonio Mancinelli che già ci sta ascoltando. Io veramente. Sai che non sono che si vergogna facilmente, però mettermi a In questo intervistare caso sei un po'. non ho proprio la timidezza, non mi riguarda. Però devo dire che intervistare un grande giornalista, poi c'è pure Simonetta che ora ci vede che mi cazzierà amaramente. Siamo Te la messi rischi. malissimo. Siamo messi malissimo. Senti, la settimana prossima, che teoricamente è l'ultima settimana prima della fine del Che mezzo liberi? lockdown. Poi Speriamo. decideremo se andare avanti o no, come andare avanti. Comunque, la settimana interessante. Abbiamo, te l'ho già detto ieri, Max Papeschi, artista visuale, Topolino, nazista e compagnia bella, ci divertiremo con lui. Carlo Gallarati, invece, serissimo fotografo Nonché. e gallerista. Poi c'è una poetessa, Tiziana Cera Rosco, con cui parleremo di corpo, perché lei lavora sull'autoritratto, ed è poi una poetessa, potrebbe parlare da Intelligente. sola. Un'ora, poi abbiamo Giacomo Guidi. Volevo mettere come ultimo Giacomo Guidi. Finiamo Abbiamo con un detto botto oggi la tutte le settimana. cose che vuole dire. Così poi ci chiudevano e via. E via, ci chiudono infatti. E meno male che dopo, alla fine, venerdì, abbiamo un personaggio particolare, e cioè Guido Laudani, che è oltre ad essere Una un persona fotografo, seria. è un medico, e quindi ci può dare una mano. Vuoi dirci qualcosa? No, va bene, lascio lo spazio a Antonio Mancinelli che è già in attesa, quindi non rubo ulteriore tempo alla diretta. Ci vediamo lunedì. Ci vediamo lunedì, ci prendiamo questo weekend tranquillo. Va Bacetto. bene, a Ciao. lunedì. Eccoci qua. Eccoci qua, vediamo se già, ciao Simo, se già ci ha chiesto, credo, Antonio. Ecco qui, Antonio Mancinelli. Antonio, mi sa che me la devi richiedere perché non me la dà. Torno indietro, vado avanti, ho modo per farmi vedere. Eccoci qua. Oggi ho questo rigato. Eccoci qua. Quanto sei bello, guarda quanto sei bello. Ma mai come te. Vabbè, se iniziamo così poi la Finiamo gente malissimo. scappa, per cui no. Insomma. Facciamo i seri, proviamo a Diciamo fare che i seri. la prima domanda è: stiamo tutti bene? Sì. No, ecco, tu come stai? Raccontaci come stai, dove stai?
Io sono a casa mia dal 6 marzo, non esco praticamente mai. È un'esperienza tosta, però anche divertente, nel senso che non mi era mai successo di rimanere tanto tempo da solo. In questo momento intrattengo grandi conversazioni con il divano, con il frigorifero, con la lavatrice Sei a Milano, no? Diciamo anche mi questa cosa. Io preoccuperò quando mi risponderanno. Ecco. dicevo, sei a Milano, no? Sono a Milano, sto lavorando molto in smart working per il giornale di cui sono caporedattore, che è Marie Claire, e quindi stiamo lavorando molto anche perché il giornale deve andare avanti. E per fortuna le edicole sono Perché non aperte. abbiamo tanto parlato di Milano, devo dire, ho tre ospiti di seguito. Da Milano ci sei tu, lunedì c'è Max Papeschi e martedì c'è Tiziana Rosco, no, mercoledì c'è Tiziana Rosco, tutti stabili su Milano, la situazione su Milano è diversa da quella di Roma, La insomma, no? situazione per una volta tanto, Simonetta, la situazione per una volta tanto è decisamente peggiore di quella di Roma. Io credo che la cosa più fantascientifica di questo lockdown è che un milanese, io tra l'altro sono romano, vivo qui da 30 anni ma sono romano, e che un milanese di questi giorni, in questi giorni si sta augurando di essere ricoverato a Benevento. Perché veramente come è stata gestita questa emergenza sanitaria è veramente spaventoso. E in questo ci vedo molta metafora. Avete visto questo film bellissimo che è Parasite, quando il ragazzo all'inizio dice: è tutto così metaforico. Ecco, è tutto così metaforico anche il lockdown milanese, in cui c'è purtroppo una percentuale di contagiati che è il decimo di quella di Roma, 10 volte quella di Roma, e purtroppo anche una percentuale di morti. Ho Per cui appena c'è letto una metafora, è quasi una vendetta del sud contro il nord. ho letto proprio poco fa, mi sembra sull'Ansa, che hanno confermato un rapporto tra l'inquinamento e il propagarsi del COV. Hanno fatto Sì, delle ricerche. io sono anche un po' polemico. Parliamo di inquinamento, ma parliamo anche di quella che noi chiamiamo infodemia, no? Cioè quell'inquinamento di informazione per cui ogni giorno abbiamo il cugino della sorella che lavora in ospedale che ci ha detto che è una congiura dei cinesi, oppure il virus è stato creato in laboratorio, oppure abbiamo sicure notizie che c'è il vaccino. Ma ecco, in questo momento io credo che il nostro compito di giornalisti, sia giornalisti visivi, e qui poi ne parleremo, sia giornalisti che come me si esprime attraverso le parole, sia quello di verificare le fonti, perché sicuramente in questo momento siamo alluvionati e terrorizzati anche dalla quantità di informazioni che poi sono in contraddizione tra di loro, per cui ormai i nuovi bulli sono i virologi che si prendono a parolacce, Andarile. Chi si l'aveva mai visto? mandano. Sono le nuove star, si insultano su Twitter, è bellissimo. Trovo che anche questo sia molto metaforico. È Senti, tutto. in fatto di polemiche, visto che in generale qui no, cerchiamo di evitare di parlare della situazione in generale, però c'è una situazione che ci riguarda e si discuteva proprio oggi col mitico Giacomo Guidi, che insieme siamo partiti contemporaneamente con queste dirette veramente in maniera spontanea, sì, io la mia poi la presicuzio di una serie di incontri che già facevo, eccetera. Però diciamo tra tanti entusiasmi raccolti c'è anche qualche polemica. Quindi io vorrei sentire da te, che ti occupi proprio di media e ti occupi proprio di, diciamo, di rapporti con la stampa e il modo di divulgazione, che ne pensi? Una cosa come questa che facciamo è utile o inutile? Cioè è un auto riferirsi? O è un sostituirsi a delle istituzioni che non fanno nulla e almeno noi abbiamo la possibilità di parlare? Anche se fossi contrario, me lo puoi dire tranquillamente. No, io non sono, ma non sto facendo il democristiano, no? Non sono né contrario né particolarmente favorevole. Io sono talmente vecchio, l'ho già ricordato in un'altra diretta, appunto, da ricordarmi come nei tardi anni 70 ci fu una grandissima polemica tra gli intellettuali, sul ruolo della televisione nella formazione, ad esempio, dei giovani e così via. E chi tagliò la testa al toro dell'allora intelligenza italiana fu, come al solito, il grandissimo Umberto Eco, uno dei più grandi intellettuali dell'Occidente, direi, sicuramente del Novecento,
che disse: ma la televisione è una scatola, no? Dipende da quello che ci metti dentro. E io credo che tutti questi social a loro volta siano delle scatole. È ovvio che se su TikTok c'è la ragazzina che doppia la canzone e fa due mosse di balletto, avrà su di me un interesse di un certo genere, se ci sei tu ne avrò un altro, ovviamente infinitamente maggiore. E quindi io credo che maggiori siano le voci, più importante sia anche la circolazione delle idee, anche perché in questo momento io credo che la vera, adesso questo tempo che abbiamo dovuto, che stiamo ancora passando in quarantena, a prescindere dalla tristezza delle morti, dei malati, delle persone che specialmente qui sono morte veramente, è stata sterminata un'intera generazione, però non vorrei sembrare blasfemo, è stato anche un po' un tempo regalato proprio per darci un attimo di stop, per pensare, per riflettere su quello che sarà poi il nostro lavoro in futuro. Per nostro intendo il mio, il tuo e tutti quelli che lavorano nella comunicazione. E secondo me le indicazioni ci sono state. Quindi secondo me iniziative come queste sono utili, perché comunque tu puoi darmi un'idea, te ne posso dare una, se sento un'altra diretta ne prenderò un'altra e così via. La gente può giustamente farci delle domande, e però l'importante è che i pensieri siano sempre in un circuito continuo, poi starà a noi usarli in un senso positivo nella maniera migliore. A me ricorda leggermente una fase che posso ricordare solo io, te e pochi che ci ascoltano, che era quello delle radio libere quando escono fuori, dove chiunque apriva una radio libera, la famosa canzone di Eugenio Finardi, tutti aprivano le radio libertà libere. E partecipazione. Certo. Io poi tra l'altro ti chiederò un pensiero, visto che noi oggi è 24 e domani è 25 aprile. Esattamente. E lo dobbiamo festeggiare insieme. Festeggiarlo insieme, e ti racconterò una cosa veramente commovente. C'è la mia vicina di casa, che è una signora, adesso non si può dire più anziana, diciamo di una certa età, che da vari giorni sta cercando di raccogliere da tutti quanti noi, non abbiamo capito perché, delle federe, delle presine, però le voleva solo rosse, poi le voleva solo verdi, io le ho dato le federe, e ha costruito questa gigantesca bandiera tricolore che unirà tre balconi. Io vivo in una casa di ringhiera, quindi c'è un cortile interno, tipicamente milanese, e trovo questa cosa molto bella proprio perché fatta da una persona che quella guerra l'ha vissuta. Questa signora ha 85 anni, e quindi trovo che per fortuna la memoria sia molto importante. Ecco, la memoria secondo me è importantissima anche per ristabilire un po' di ordine nei confronti di alcune persone che oggi cercano un pochino, no, di gettare un po' di confusione, di gettare un po' di fumo negli occhi. E a questo proposito farò una cosa che voi non dovete fare a casa: fumerò una sigaretta. Vai, fai tanto, fumano, è stata sdoganata da tutti. Fumano, è uno dei vantaggi di queste dirette, siamo anarcoidi, si può fare quello che vuoi. Allora, entriamo un po' nel nostro... Questo, ripeto, è un talk che parte per i fotografi, anche se ormai stiamo spaziando un po', però cerco sempre di prendere persone che in qualche modo sono parallele al discorso della fotografia o dell'immagine. Tu, ahimè, sei caporedattore di un noto mensile che è legato alla fotografia di moda, e quindi metti le parole, fai coincidere le parole con le foto. E quindi già te l'ho chiesto prima telefonicamente, parliamo del rapporto tra le parole e la fotografia, che secondo me è molto importante, è un argomento che è uscito spesso fuori nei talk, per esempio l'importanza delle didascalie. Ho scoperto che metà dei fotografi odiano le didascalie, certo, delle mostre, e metà le adorano. L'ho scoperto proprio... Ma quindi, sai, io credo innanzitutto, facciamo un discorso, come dire, uno serio e uno invece un po' più faceto. Quello faceto è che voi fotografi, ragazzi, siete dei divi assoluti, per cui non sia mai mettere un titolo troppo grande sopra la foto, perché altrimenti si sciupa
l'effetto complessivo, il colpo d'occhio, quindi ci sono addirittura stati grandi fotografi che hanno lavorato per noi che ci mandavano il layout come voi sapete è l'impaginato già fatto da loro dicendo la didascalia deve essere messa in alto a sinistra, vi ho lasciato un po' di bianco, bianco vuol dire... Scusa, io interrompo, io sono talmente presuntuoso che invece di mandare i layout ai magazine me li metto sui magazine. Vabbè, perché tu c'hai il tuo magazine, non tutti siamo fortunati, capisci? Come te, fra l'altro è molto bello. Il massimo del... Ma sul tuo magazine Fluid non ci sono molte didascalie, i testi sono sempre a parte. Sì, ed è stato proprio quello, no? Comunque, invece il discorso serio che vorrei fare è che la moda è per sua natura, come anche la comunicazione di moda, per fortuna è in continua mutazione ed è assolutamente in continua metamorfosi. E quindi anche il rapporto con la parola è molto diverso. Se voi leggete un testo fondamentale, che naturalmente voi conoscerete tutti, che è quello di Roland Barthes, che è il sistema della moda, che però è stato scritto nel 61, quindi parliamo di 58-59 anni. Te lo dico perché sono nato io, lo so. Ma no, ma tu sei nato... Vabbè. Va bene, quindi... L'età è solo un numero. Ad esempio, lui dà un'enorme importanza nelle didascalie perché lui dice che la foto in sé per sé, la foto di moda, ma me lo ricordo quando ho iniziato a lavorare in un giornale alla fine degli anni 80 per un giornale che non era un quotidiano, qui ho iniziato un quotidiano, che si chiamava Donna, ed è solo Donna e basta, ed era diretto da Gisella Borioli, Roland Barthes dice nel sistema della moda la fotografia di moda da sola è un messaggio senza codice, cioè ha bisogno di un testo che spieghi e che contestualizzi quel tipo di immagine in una sorta di discorso globale che poi aiuti quella foto a rappresentare quel tipo di sentimenti rappresentato da quel testo. E io mi ricordo perfettamente che per esempio negli anni 80 noi eravamo invitati in qualche modo, no? A fare queste didascalie poeticissime del tipo arriva la primavera e la brezza gonfia il plissé della gonna mentre punge il vostro viso e il delizioso cardigan, eccetera, eccetera. E proprio perché in qualche modo c'era una sorta di necessità di formare le lettrici più che di informarle. Noi eravamo un po' agli albori delle riviste di moda specializzate di un certo tipo e ovviamente andando avanti nel tempo e avendo quindi dei fotografi che in qualche modo facevano sì che le loro foto stesse fossero... Tu parli di Donna, dove parliamo di Donna, con gli still life di Gastel. Con gli still life di Gastel, con i ritratti di Fabrizio Ferri, con tutta una generazione di fotografi allora molto giovani. In questo devo dire... Anch'io ho iniziato con Simonetta, il mio primo editoriale. Simonetta che ha lavorato con Donna come stylist, o comunque come quello che un tempo si chiamava redattrice moda. Mi ricordo che Simonetta era di una bravura tale per cui per fare un servizio si preparava un mese e mezzo prima guardando 8 film. Beh, quindi complimenti. E però appunto andando avanti nel tempo, io credo che in qualche modo i fotografi hanno fatto in modo tale, soprattutto quelli bravi, che il messaggio ci fosse già nelle loro foto e quindi non c'era bisogno di ricamare intorno tutta quanta la teritera della primavera, dell'estate, il bikini, il sole che brucia sulla pelle, l'inverno, il calore. E quindi adesso, in questo momento, per esempio, le didascalie dei servizi di moda sono assolutamente tecniche informative. Per esempio, noi abbiamo questa... sai che ogni giornale poi ha un suo codice interno, no? Ha un suo regolamento interno, le nostre didascalie sono super informative e super stringate, per cui questo è un trench in cotone con le maniche raglan, non si mette il colore perché si suppone che la foto sia a colori e quindi una lettrice non è scema, lo vede. E basta, è la Griff che l'ha confezionato. Ma questo proprio perché appunto in qualche modo il messaggio senza codice si è trasformato
in un messaggio che è alla pari con il che è alla pari con la parola, e questo devo dire causa anche abbastanza problemi, perché comunque in qualche modo è un po' un rapporto sadomaso, parliamoci chiaramente. Uno dei due deve dominare l'altro, nel senso che nei servizi di moda sicuramente domina l'immagine, quindi noi che facciamo i testi cerchiamo di salvarci nel famoso titolo grande, nel famoso ci sono colleghi anche più bravi di me nel trovare la parola giusta, sono titoli molto brevi, nel famoso sommario, che sono quelle parole messe sotto il titolo e poi basta. Mentre invece, ad esempio, nel mio caso, io sono anche un critico di moda, per cui io scrivo moltissimi articoli di moda, lì purtroppo è la foto che è a servizio delle parole che sto scrivendo, e quindi è una specie di vediamo chi domina l'altro, no? Forse ci sta una terza via. Intanto salutiamo il leggendario Piero Gemelli che ci segue, ci fa piacere, visto che c'è Piero Gemelli che, siccome non lavorava per noi ma lavorava per Vogue Italia in epoca pre-Sussani, una citazione fondamentale. Lavorava per Vogue Italia, ma io lavoravo a Donna e quindi eravamo concorrenti. Ti dicevo, nella terza linea, nei giornali di moda sono quella delle interviste, dove ci sta magari il servizio fashion con l'attrice X, sì, ma contemporaneamente c'è anche l'intervista. Lì forse è il momento in cui si appaiono i valori? Io direi che i valori si appaiono, e in questo momento io ho molta fiducia nei giovani autori di non li chiamo più neanche fotografi, sono autori di immagini, perché con la tecnologia, con questa cosa che ci permette di vederci come se te fossimo lì a prenderci un bicchiere di vino rosso, c'è la possibilità di ad esempio inserire già mentre stai facendo la foto l'idea di un testo o di una parola, e ci sono alcuni fotografi giovani, soprattutto dell'area anglosassone, che già in qualche modo pensano a un'immagine di moda che comprenda anche una parola. Quindi io non credo che ci siano, credo che ci sarà un'evoluzione molto interessante da questo punto di vista. Certo, poi in passato ci sono state delle eccezioni meravigliose, una per tutti, così appunto restituiamo giustizia anche a Vogue, è stata forse la più grande giornalista di moda visionaria italiana, che è stata Anna Piaggi, che aveva una sua rubrica che si chiamava DP, che voleva dire doppia pagina. Lei in due pagine studiava con i fotografi e con l'art director un impaginato in cui c'era una specie di, mi viene da dire, di Wunderkammer visiva, per cui c'era l'immagine che faceva, in cui si inseriva il testo e il disegno. Era anche una specie di antesignano dei mood board di oggi. No? Assolutamente, era un antesignano dei mood board in cui c'erano anche le parole. Lei addirittura è uscito un libro molto bello che si chiama DP, doppie pagine di Anna Piaggi, dove lei addirittura dice una cosa molto divertente. Io l'ho conosciuta ed era una persona meravigliosa, intelligentissima, coltissima e super ironica. E dice, ma guarda che io mi diverto quando, non so, io per esempio mi dispero quando un servizio di moda normalmente prima viene paginato dall'art director e poi io metto le famose parole. E ogni tanto dico, ma non mi puoi mettere tre caratteri per un titolo, cosa metto, chi, non voi, noi, quindi, e invece per lei era una sfida, tant'è vero che lei creava proprio dei piccoli testi che erano quasi degli haiku, erano quasi delle poesie molto brevi, ma che si inserivano benissimo e che in qualche modo rappresentavano esattamente lo spirito, e lì era il suo genio, perché andava veramente come una poetessa a prendere lo spirito esatto. Posso metterti due nomi in più sulla, su Bruce Weber? Assolutamente. Con il littering, le scritte sopra. Assolutamente. E prima Peter Beard. Peter Beard, ma c'è anche il fotografo, adesso non mi ricordo, famosissimo, che scriveva nelle cornici delle sue foto. Il meraviglioso Palm of My Hand di Robert Frank. Esatto, e però lì è un'operazione, come dire, compiuta, no? In cui
la parola è scritta dal fotografo stesso e quindi fa parte, alla fine è come se fosse una performance unica che è composta da varie tecniche, da varie modalità di espressione. Non mi riferivo anche a un altro, ma in questo momento non mi viene in mente, molto bravo, che aveva fatto anche la copertina di Sting, The Dream of Blue Turtles. Detto questo, io trovo che ci sia la possibilità adesso di un... no, se pensate anche all'uso delle parole negli slogan, nelle pubblicità, anche lì probabilmente è un discorso che Dwayne Michaels, giustamente, me lo stanno ricordando. C'è una meravigliosa, ci sono una serie meravigliosa di foto di Dwayne Michaels che io amo tantissimo, vorrei anche comprarmi la sua foto, ma credo costino cifre insensate, dove per esempio lui aveva fatto tutta una serie di parti del corpo in cui diceva non so, questa è la parte del corpo di una donna che preferisco, ed era il seno, oppure questa è la parte del corpo di un uomo che preferisco, ed era per esempio, non so, tutta la parte come dire, dell'incavo delle gambe, del bacino, ed erano in realtà delle poesie visive e delle foto poetiche. E in questo senso devo dire... Però dici, questo non ha a che vedere col testo, è un'operazione... Questo non ha a vedere col testo, diventa un'opera a sé, diventa assolutamente... come anche, per esempio, posso pensare a una grande artista che si è espressa attraverso la fotografia e che è ancora adesso un'artista, secondo me, eccezionale, che è Shirin Meshaad, ma dove addirittura... La scrittura diventa grafia, diventa segno, diventa disegno, diventa ancora un'altra cosa. Quindi sono un fan assoluto, quindi sono di una porta aperta. L'ho anche conosciuta e devo dire è una persona che ha una potenza espressiva talmente forte, ma appunto per esempio nelle sue foto la grafia diventa poi parte integrante, diventa poi quasi una sorta di disegno, di pittura, di espressione grafica, di tratto, di segno, per cui è un po' diverso rispetto a quello che... Allora, sto portando alla fotografia, dovevamo parlare di parole, ma come vedi ti porto alla fotografia, io sono contento di questo. No, io sono molto... Ti ho perso, speriamo di no, ora ci recupero. Ci sei? Mi hai recuperato? Sì, ti hai recuperato. Sì, ci sono. Allora... Scusate, mi hanno chiamato. Lo so. No, io sono molto contento di avere degli interlocutori così belli, così bravi. Sto leggendo Jim Goldberg, Rodchenko, Majakowski. Ecco, io direi che appunto il rapporto tra parola e moda, sto pensando per esempio anche a delle pubblicità, no? Se posso fare dei nomi senza certo, sì. Non ci paga nessuno. C'è per esempio l'ultima pubblicità che sta facendo Prada, che non so esattamente chi abbia scattato, credo Willy van der Perre, ma non ne sono sicuro, non vorrei fare una gaffe mostruosa, cerca di usare la Prada come una sorta di acronimo, di acrostico, per cui è powerful, quindi c'è un tentativo, soprattutto quando la fotografia di moda diventa, diciamo la parolaccia, un po' commerciale, allora, ad esempio, però pensavo prima, se tu pensi, forse tu te lo ricordi, io me lo ricordo vagamente, e mia madre cercava di bendarmi gli occhi, alla forza di uno slogan unito a un'immagine potentissima, come quella dei jeans Jesus fotografiati da Oliviero Toscani negli anni 70. Purtroppo ce l'ho avuta nella mia stanzetta di 15 anni. Ecco, e chissà cosa sarà successo in quella stanzetta. Sicuramente ha indirizzato, diciamo, i miei interessi. Ecco. Vediamo in tegua, Jesus Jesus. Però stavo pensando, era la foto di un, come dire, derriere femminile fasciato in questi jeans che si chiamavano all'epoca jeans Jesus. Questi hot pants si chiamavano. Si chiamavano hot pants al tempo. Esatto, e lo slogan era chi mi ama mi segua. E lì veramente era uno shock fortissimo, perché comunque il marchio era Jesus. Lo slogan era chi mi ama mi segua. E stavo pensando, però mentre ti stavo parlando prima, che molti anni dopo, negli anni Ottanta, un'immagine simile, che quindi dovrebbe esserti cara, giovane Cricchi,
che era quella degli Slip Roberta, che poi abbiamo invece saputo, non ero un fan degli Slip Roberta, che poi abbiamo saputo appartenere a Michel Hunziker, non aveva nessuna scritta, non aveva nessuno slogan. E c'era che tanto... mi attirava la parte Jesus, capito? Poi non... ero meno attratto. Beh, ma lì c'era anche, appunto, no? Un discorso di sacro, di profano, e quindi sicuramente... Era più potente, secondo me era molto più potente quella di... Beh, stiamo parlando anche di un fotografo che nel bene o nel male ha comunque usato la fotografia anche per mandare dei messaggi molto forti. Quella però, lì andiamo verso il settore art direction advertising, no? Sì. Quindi è un po' diverso dalla moda. Io non ho mai considerato Toscani, ma non penso ci si consideri nemmeno lui un fotografo di moda. Quindi andiamo... Io però credo che comunque anche... Io non ho mai voluto considerare i fotografi di moda proprio perché ho sofferto dell'essere considerato un giornalista di moda. Madonna, parliamo di questa parola. È orrendo essere un giornalista di moda, un fotografo di moda. Esatto. Tu sei fashion, io darei una capocciata tutte le volte. Esatto. Mi dicono sei fashion. Io credo che esistano dei bravi fotografi e dei cattivi fotografi, dei bravi giornalisti e dei cattivi giornalisti. Convintissimo che se un giornale ti commissionasse un reportage da una zona di guerra, tu faresti un bellissimo reportage con la tua visuale, con il tuo punto di vista, che magari potrebbe essere assolutamente nuovo. Così come un grandissimo reporter come Sean, quando negli anni '80 viene chiamato da Dolce & Gabbana per il famoso leggendario servizio con Marpessa, ed era la prima volta che lui veniva chiamato, fra l'altro la stylist è stato il mio direttore, Antonella Antonelli, venne chiamato da Dolce & Gabbana a fotografare la collezione Dolce & Gabbana, quelle immagini sono assolutamente poi rimaste impresse nella memoria di tutti, per cui io mi rifiuto di pensare a fotografie di moda, a giornalisti di moda. Esistono persone brave e persone non brave, e questo è fondamentale. Però tu non pensi che ci sia, come dire, per esempio, da te come giornalista di moda non ci sarà una sensibilità particolare a quelle tematiche? Ancora più per un fotografo, non c'è comunque un'estetica per cui essere moda è un tratto. Io sono di solito, la sparo così grande, per cui dico che Cranach è fashion, Caravaggio no. Cioè c'è un Cranach è assolutamente fashion, ma senza nessun tipo di accezione negativa. Quale accezione? No. Mi interessa sapere quale. Pensate alla Venere di Cranach, che è nuda con questo cappello meraviglioso, con la piuma. E se la pensate trasferita in un servizio di oggi, a parte il fatto che non sarebbe più possibile perché sarebbe considerata assolutamente contro il pudore, perché viviamo in tempi di grande medioevo dal punto di vista anche come dire, della visione, no? Del corpo, è un momento strano in cui c'è una centralità del corpo, ma poi nello stesso tempo c'è una sorta di benpensantismo dilagante che viene anche... Sì, c'è uno strano contratto. Che viene venduto, no? Post Me Too, in qualche modo. Noi, per esempio, se posso raccontare un aneddoto, abbiamo corso, veramente, abbiamo avuto dei guai enormi, perché con il mio direttore precedente, che si chiama Antonella Antonelli, che è una signora, anche lei, non esattamente... Vedo che c'è Stefano Cerio, ciao. Sì, è stato nostro ospite. È uno dei miei più cari amici. E la cosa interessante è che noi 3 anni fa facemmo un servizio che era ufficialmente, dichiaratamente, assolutamente proprio, ecco, scritto per l'appunto, un omaggio a Newt Newton, fatto da un fotografo francese, scattato a Cannes, in bianco e nero, quindi era, non dico un plagio, chiamiamolo omaggio, chiamiamolo un tributo a un fotografo che ha segnato l'estetica. E io proprio qualche giorno fa ho intervistato una fotografa che è ancora viva ed è simpaticissima, che si chiama Mary Russell, che fotografava all'epoca
tutta, come dire, la tribù dorata di Saint Laurent. Lei adesso è una signora di 75 anni, quindi neanche così tanto grande. E comunque, per tornare al discorso di prima, noi abbiamo fatto questo servizio in cui ovviamente c'era una serie di modelle svestite, assolutamente nessun nudo frontale, con una foto in particolare che era a doppia pagina, in cui c'era una modella affacciata a un terrazzo, il servizio era scattato a Cannes, nuda, ma che guardava quindi il panorama, inalberata su un paio di décolleté dei tacchi altissimi. Siamo stati richiamati dalla sede centrale di Marie Claire, che ha sede Marie Claire a 24 edizioni, anzi no, credo 28, ma comunque la casa centrale è a Parigi, e il mio direttore, che essendo un ultra sessantenne, ha detto: io ho voluto fare questo servizio proprio perché io ho lottato per arrivare a mettermi la minigonna, ho lottato per arrivare a mettermi in topless al mare. Invece è stata giudicata una persona che sfruttava, oggettificava il corpo femminile. Quindi devo dire, siamo stati molto criticati, abbiamo avuto dei momenti di grande tensione con la casa madre, abbiamo dovuto anche fare una lettera in cui spiegavamo il perché, il per come, qual era stata l'ispirazione, e mi domando onestamente se oggi, Russell mi diceva che per esempio Helmut Newton aveva un rapporto meraviglioso con le modelle. Lo possiamo chiedere a Simonetta, no? Lo possiamo chiedere a Simonetta. Lo possiamo chiedere a Simonetta. Non era prepotente, in qualche modo stabiliva un rapporto di complicità molto forte. Queste modelle si vedevano bellissime, volevano farsi vedere molto sensuali. C'è un ritratto meraviglioso, che suppongo abbiate visto tutti, di Charlotte Rampling. Di spalle lui, che sprizza, trasuda, traspira sensualità, ma in cui si intuisce che c'è veramente un rapporto di grande fiducia tra fotografo e fotografato. Questa cosa, devo dire, oggi forse è un po' più difficile, un po' più complicata. E se io ti dico però, allora mi porti a innestare un altro argomento, cioè quello tra magazine mainstream e magazine indipendenti, perché certo, a Parigi ti fanno un problema sull'omaggio di Newton, ma a Parigi c'è Purple Sex che fa vedere anche l'interiore. E poi sì, abbiamo il Jürgen Teller, i Terry Licher, lasciamo perdere quest'ultimo periodo in cui sono cascati sotto le mannaie. Però, sì, diciamo, anche il povero Terry Licher ha fatto una tristezza. È sparito, sono spariti. Che io ho presentato personalmente quando lui arrivò nel 2001-2002 in Italia a fare questa mostra che si chiamava Too Much, dove venivano esposte le foto che erano state scartate per le campagne, non so se vi ricordate, che lui faceva per Sisley, erano veramente rasenti al porno, e alcune foto erano talmente porno che addirittura venivano scartate anche da Benetton, che produceva Sisley, e lui fece questa mostra naturalmente ingigantendo queste foto, che erano dei billboard alti 20 metri, non vi dico cosa non c'era, però era super, super divertente. Parliamo comunque del 2002, quindi di 18 anni fa, in cui sembra quasi passato un secolo. Sì. E in questo senso devo dire che, ecco, un certo tipo, quell'editoria a cui fai riferimento tu, che poi penso anche, non so, a tutta un certo tipo di editoria gay, un po' snob, come Fluid. No, Fluid lo vedo proprio a gender, non ha tra l'asessuato e il polisessuale, un po' per tutti i gusti. Non so, come gentleman, come era stato anche quello dei due olandesi, Bat. Però in quel caso, come dire, ragazzi, parliamo di un periodo in cui i ragazzini vanno su YouPorn o Pornhub e possono vedere tutte le perversioni disponibili sulla Terra. Quindi è in questo la vera discrasia che stiamo vivendo. Però in quel caso, in quel tipo di editoria a cui tu fai riferimento,
c'è una cornice, c'è, come dire, un contesto di magazine indie un po' snob, sicuramente è un termine che odio, comunque sicuramente di nicchia, che non è mainstream, e che quindi si rivolge a un certo tipo di pubblico che è in grado di capire ed è in grado di interpretare il fatto. Però puoi ancora fatto considerare, poi facciamo troppa pubblicità, ma magazine ti sei bloccato? No, perché si sta scaricando nonostante ho attaccato la, il carica. Siamo, è proprio una diretta RAF. Va bene. Dicevo, ID o Design Confused, sono ancora indipendenti? Assolutamente no. Assolutamente no. Ma come anche Jalouse, ma va bene. Poi tutti quanti, come dire, si nasce piromani e si diventa pompieri un po' nella vita, no? Nel momento in cui arrivano i grandi inserzionisti, nel momento in cui inizia ad esserci un po' il, tra virgolette, dovere di dover fare dei redazionali con alcuni nomi che in qualche modo chiedono anche, non dico come vogliono essere fotografati, ma insomma lo fanno capire, e quindi non credo che quel tipo di editoria, che sicuramente nasceva come poteva essere, te lo ricordi, no? The Face negli anni Ottanta, altro esempio di parola legata all'immagine. E là ce n'era tanta, di testo, in quegli ID o in quei The Face ce n'era tantissima. Di... Assolutamente, c'era anche un grande come Terry Jones. E quindi come potevano essere quelle riviste di allora, che in qualche modo appunto rappresentavano veramente un'alternativa al giornale dove c'era la signora borghese che si metteva i vestiti di alta moda. Adesso mi sembra che in realtà queste riviste indie siano sicuramente importanti, siano sicuramente divertenti, ma che non veicolino più dei messaggi così forti, dei messaggi politici così forti. Però è giusto che ci siano, come dicevo prima a proposito delle idee, è giusto che ci siano sempre più voci, questo è fondamentale. Quello che però io volevo dirti in più è che invece è molto interessante vedere quando per esempio scrivo un articolo per il sito, perché ormai ovviamente anche i giornali si espandono in tante direzioni, ad esempio, non so, fare una riflessione su dove andrà la moda, per me, io devo dire, faccio una fatica pazzesca, mi consulto con molte persone, perché in quel caso sono io che devo scegliere un'immagine simbolica. E allora, oltre alle famose agenzie che in qualche modo forniscono queste immagini un pochino standardizzate e così via, io poi mi consulto con la nostra fotoeditor, noi abbiamo una fotoeditor bravissima, dicendo, ma secondo te su questo tema? Quindi, in qualche modo, ecco, per esempio, sul web io trovo che ci sia una maggiore vicinanza tra linguaggio verbale e linguaggio visivo, perché innanzitutto devo trovare un'immagine molto forte che faccia immediatamente capire di cosa sto parlando, nello stesso tempo sia un'immagine, usando un aggettivo spaventoso, orrendo, catchy, cioè attraente, che faccia soffermare non il lettore ma addirittura chi guarda migliaia e migliaia di pagine internet al giorno, cioè noi, e nello stesso tempo però essere anche abbastanza originale. E in questo devo dire che io per esempio ho affinato un certo tipo di gusto, proprio perché nel momento in cui mi esprimevo su un tipo di piattaforma diversa, che non era quella cartacea, perché poi in realtà quella cartacea, nel mio caso, quando faccio critica di moda, basta mettere le foto delle sfilate, e quindi appunto nel caso in cui ci siano i servizi di moda bisogna fare il titolo, il sommario e così via. Però io credo che per esempio più si avvicineranno i diversi modi di comunicare, che siano i social, il web, la carta, più in qualche modo queste due dimensioni saranno
vicine saranno costrette a dialogare sempre di più, a convivere sempre di più. Tu mi porti comunque praticamente su quella che poi è di solito la riflessione che portiamo per gli ultimi 10 minuti, e cioè che è quello a cui tu direi, ma che ne so io, dove va e che cosa succede all'editoria dopo questa situazione? Cosa, che mondo ti aspetti? Il nostro mondo, diciamo. Non guarda, ne stiamo parlando da... Te lo so, parliamo solo di questo, però una riflessione dobbiamo farla. Cosa succede? Che cosa succede? Ricominciamo allora, tutto. Tu torni in redazione con la mascherina, vai a vedere delle sfilate. Antonio Marras ieri diceva ci hanno proposto sfilate da 30 persone, ma noi abbiamo 50 persone nel backstage. Ma che significa? Cioè, che mondo ti aspetti? Io, contrariamente agli scettici, mi aspetto un mondo molto diverso. Ma mi aspetto un mondo molto diverso e in qualche modo mi spiace dare un'accezione di tipo morale, ma non moralistica, in qualche modo migliore, nel senso che ci sarà anche da parte nostra, anche da parte di chi fa questo mestiere, di chi si occupa di moda, di chi si occupa di produrre la moda e di idearla, sicuramente è un po' vero, no? La frase, sembra una frase fatta, ma no. Nulla sarà come prima, perché comunque noi stiamo parlando del prima, parliamoci molto chiaramente, come se prima fosse un momento pazzesco, meraviglioso, dorato per la moda. No, prima la moda aveva dei problemi molto seri che in qualche modo bisognava risolvere, e che forse questa epidemia, quando io parlo di tempo regalato, lo dico in senso veramente, che non è mancanza di rispetto, ma lo dico in senso reale, e che forse questa epidemia, questo momento di forzata, come dire, astinenza da questa sorta di ruota di criceto in cui... Il ritmo continuo che non finisce mai, porterà veramente ad essere in qualche modo più, da un lato più seri, dall'altro a cercare nuove soluzioni anche di da un lato più seri, quindi in qualche modo si cercherà anche, credo, delle immagini più autentiche. Più autentiche non vuol dire la foto alla Ryan McGinley, per capirsi, che poi è la stessa cosa che ha proposto Matteo Basile, che si occupa in fondo di arte. Sì, esatto. Io non credo molto all'autenticità di Ryan McGinley, scusate. No. Questa è una mia percezione personale. Però, per carità, ha impostato un'estetica, è stato il primo, giovanissimo e così via. Però io credo che in questo momento la gente desideri autenticità, desideri da un lato felicità, ma dall'altro lato desideri anche un ritorno all'essenzialità delle cose. E queste cose messe insieme non permetteranno più di essere troppo, di divagare troppo, di avere troppe campagne pubblicitarie, di avere troppi eventi. Poi io non so dirti se le sfilate ci saranno ancora o meno, ma probabilmente non lo so. Per Quindi esempio, tu la non prossima. credi a uno scenario apocalittico alla Philip Dick, dove tutti dei cyber si muovono con le mascherine, ma invece su una specie di Ma ritorno guarda, naturale? invece, Questi sono i magari, due. ma guarda, invece anche sì, io sono molto laico, nel senso che, per esempio, ho visto i primi tentativi di sfilate virtuali che hanno fatto, naturalmente, arrivano sempre prima in tutto, anche nelle cose brutte, ma anche in quelle belle, alcuni stilisti cinesi, e non sono per niente male. Per cui chissà, magari con la 3D animation, non è Però detto questo va contrario per forza. al discorso della naturalezza che hai fatto prima, no? Della? Non Naturalezza e del bisogno di verità. ho detto naturalezza, ho detto autenticità. E quindi nel momento in cui tutto viene dichiarato, nel momento in cui tutto è chiaro, io credo che ci sia spazio per la vera creatività. E la vera creatività può anche esprimersi attraverso la 3D. Non è che la naturalezza sia la natura morta di Morandi e basta. Paradossalmente trovo che ci sia molta naturalezza in un fotografo, adesso ti scandalizzerai, lo so, Grazie.
come David LaChapelle, che fa costruire, ma mi è simpatico, quindi non posso, lo conosco, una scenografia uno a uno vera, reale, non usa Photoshop. Poi ovviamente la sua foto costa $1 miliardo e quindi diventa tutto complesso. Però appunto io credo che tutto sommato recuperare l'essenziale significa recuperare l'idea, un'idea forte, non la copia di un'idea, non l'ennesima divagazione, l'ennesima versione di un'idea già sfruttata ampiamente. Questo lo vedremo nell'immagine, lo vedremo nella moda, lo vedremo spesso. Lontani. Penso per esempio che ci siano, ma c'è già per esempio Gucci recentemente ha pubblicato un libro di un fotografo afroamericano molto interessante. Penso che da paesi africani arriveranno delle voci nuove. Penso che ci sia anche tutto un discorso anche legato al genere, no? Il famoso female gaze, quindi a Petra Collins, a tutte quante, a foto a donne che fotografano donne, quindi a uno sguardo dove però c'è a monte di tutto un pensiero personale e un pensiero autentico che è stato in qualche modo formulato dal designer, dal fotografo, da tutte le persone creative, non come ispirato a, non come tributo a, non come copiato da, ecco. Tutto. Quindi diciamo stai tutto sperando che tutto invece la parte fake, glamour, andiamo a Miami e ricostruiamo il Colosseo, scompaia. Per... Io, se questa fosse un'idea, come dire, interessante, perché no? Però, ma ti faccio l'esempio, la notizia di ieri che ho trovato molto interessante è che per quello che riguarda la moda, in questo momento la crisi peggiore, ma peggiore davvero, non è tanto quella del lusso, ma sono i negozi di fast fashion. Senza fare nomi, avete capito a chi mi riferisco. Per due ragioni fondamentali, perché la gente, innanzitutto la gente non avrà più soldi, quindi molto banalmente si metterà quello che già ha. Al limite, pensate al grande successo del vintage, e quindi si comprerà qualcosa di autentico per l'appunto. Io vedo molte mie studentesse che arrivano e 10 anni non succedeva così. 10 anni fa arrivavano con le buste piene di magliette di Zara, piene di magliette di H&M, adesso invece arrivano con, non so, la camicina della nonna, con i pantaloni dello zio. Vedo anche i ragazzi adesso con delle cose anche un po' fatte da loro e così via. E questa cosa, devo dire onestamente, mi ha un pochino consolato, che fosse in crisi proprio quel tipo di moda, quel tipo di estetica, che era sostanzialmente un'estetica della copia, che non ha più senso di essere, onestamente, perché comunque nel ritornare a recuperare l'idea, recuperare l'essenza, o ti compri una cosa che già esisteva ed è comunque unica, cioè la camicia da notte di nonna, o forse non ti compri niente, o se no veramente vai nel grande lusso, dove c'è invece un discorso valoriale diverso, che è quello dei materiali, ma anche qui della durata, della qualità, dell'idea, del design e così via. Sai, noi veniamo anche da un periodo che io chiamo da un periodo di grande estetica, di compilation, no? Se tu pensi anche nelle foto di moda, in qualche modo... c'è stato un periodo in cui si rifacevano le foto stile anni 70, adesso andavano di moda le foto che riprendevano l'estetica un po', ti ricordi le heroin chic degli anni 90, quindi le foto un po' sporche. Io non sto vedendo uno sguardo molto nuovo, mentre lo sto vedendo in alcuni giovanissimi fotografi, e paradossalmente uno sguardo molto pulito, molto... molti li stiamo scoprendo anche proprio su Instagram, c'è uno sguardo molto pulito, molto nitido, in cui c'è questa relazione molto forte, ad esempio, con l'architettura, nel caso delle foto di moda,
c'è una relazione molto forte. Ma è anche vero che oggi, almeno da una decina di anni, la maggior parte dei giovani fotografi è difficile che pensino di fare il fotografo di moda, anche perché è un lavoro che quasi non esiste più per numeri rispetto a quando ho iniziato io, ma spesso nascono proprio come autori, cioè nascono, certo. Io non l'avrei mai pensato, nascono con l'idea di essere autori, non voglio dire artisti, e poi eventualmente si appoggiano alla moda. Io faccio per il magazine una ricerca continua di giovani artisti, è impossibile lavorare con le agenzie dei fotografi, che sembra sempre gli stai chiedendo veramente Steven Meisel, e invece trovi su Instagram dei meravigliosi ragazzi, ecco, che fanno cose. Non mi nominare voi signore, perché proprio non mi piace. No, ma in generale. E quindi mi ritrovo a lavorare con gente bravissima che deve solo, e si sente anche inadeguata al fatto della moda. Dico, guarda, la moda significa solo che in quel mezzo nudo gli metti una camicetta che ti mandiamo noi, poi mettila come ti pare, quindi è molto, certo, più naturale, e fanno delle cose bellissime. E la cosa più bella che faccio è cercarmi queste soluzioni. Noi siamo agli sgoccioli, ahimè, perché Instagram ci chiude tra 3 minuti, quindi ti do la parola per dirci, mi piace che comunque anche tu hai tirato fuori un'idea positiva di quello che accade, cioè, assolutamente, non... io sono assolutamente convinto che non so, io sono un pessimista di natura. In questo caso io credo che, molto banalmente, per ragioni economiche, per ragioni contingenti, per il fatto che non possiamo viaggiare, per ragioni proprio oggettive, saremo assolutamente costretti a trovare delle formule nuove, che non vuol dire tornare a fare gli autarchici o tornare a essere come eravamo una volta, ma a trovare dentro di noi una fonte di ispirazione, anche nel proprio vissuto, anche nella propria storia, per poi trasportarla fuori, ed è lì la bravura farne un linguaggio universale. Io ti ringrazio, Antonio. Grazie, è un grazie onore e un imbarazzo, ripeto, intervistare. Ma basta, non ti prendere. Fammi fare il modesto una volta, che dicono tutti che me la tiro. Fammi fare il modesto, ti ringrazio e spero che ci incontriamo presto. Sono io a ringraziare te, a ringraziare tutti quelli che ci hanno ascoltato, tanti, che hanno avuto una pazienza infinita. Comunque, lo rivede questa cosa, rimarrà per un'ora nel mio Instagram, per 24 ore, e poi la registro e sarà sul canale YouTube, sulla pagina di Facebook, quindi tra un po' te la mando anche a te, che Simone Pastudi ce la registra, e quindi ce la faremo vedere a tutti per almeno un paio di anni. Perché qui il vero tecnologico sei tu. Ma io, hai visto che tristezza. Ti ringrazio tutto, Piero Gemelli, un onore averlo avuto con noi. Ciao. Ciao maestro. E ciao, io, maestro. Noi ci rivediamo lunedì su questi schermi, diciamo. E a tutti i giovani fotografi, posso dire solo una cosa? Non fate le fotocopiatrici umane. Fine. No, non lo fate. Ciao. Ciao.